sono James, eh, lo sanno un po' tutti quanti, no? porto avanti i miei sentimenti e i sentimenti di tutti, no? e poi la tradizione, come l'hanno portato tanti artisti, amici miei, fratelli miei, del passato e del presente. Eh, io sono nato a Napoli, sono napoletano, forse più napoletano di napoletani, senza offesa a nessuno. Anche poi, essendo uh, figlia di americana e figlia di madre napoletana, però chiaramente io sono nato a Napoli, sono rimasto a Napoli e Napoli per me è Napoli, basta. Dunque, quando ero bambino, diciamo così, 12, dai 12 anni in poi, 12, 13, 15, va. Ma quello che mi ricordo, tu quando nasci, eh, è tutto bello intorno a te, si cioè, è tutto capito? Cioè, che posso ricordarmi è che io sono nato eh, a Milano, che era un quartiere molto, diciamo, molto popolare, ma eravamo come una famiglia, eravamo 10-15 famiglie di ma eravamo come una sola. Capito? Cioè, io ho vissuto quella parte lì molto, molto bella, no? molto delicata perché non mi facevano sentire eh, quello che io ero, nuovo, un altro colore. Poi è chiaro, man mano poi la storia si allarga, no? E ho dovuto combattere questa mia neglitudine, come la vogliamo chiamare, capito? Perché poi, o voi o non voi, eh, gli altri mi vedevano per come io ero, no? Però io ce l'ho fatta perché, insomma, avevo abbastanza forza per, diciamo così, per spazzare fuori. Eh, questa entità, capite, che mi facevano sentire in un modo diverso. Non è cambiato niente, perché quello non cambia niente, capite? Perché anche le nuove generazioni, eh, se non ti conoscono e ti vedono per quello che sei, ti vedono sempre un americane come un in Miami, o un africano capite? Perché questa diversità purtroppo c'è. E ma la diversità questa fa parte del mondo, capite? È un po' tutto il mondo così, no? Cioè, ci sono molte etnie, molte razze, capito? Però non ci siamo ancora abituati, eh, diciamo così, a non guardarlo, no? perché siamo una razza sola, capito? Dici ha uno solo, capito? E poi siamo espatriati in tutte le, eh, in, 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 come si dice, i mondi eh, sparsi, no? E chiaramente chiaramente ognuno di noi è diventato, gli etichettati giapponesi, gli africani, ma questo fa parte della natura, capito? Però ci siamo ancora abituati uh, al diverso. Io quando in linguaggio universale, forse perché è la mia forza questo, capite, perché io do, ho scelto, io ho scelto Napoli, io ho scelto il linguaggio napoletano, io ho scelto da dove veniva, no? da quello che sentivo. E tutto oggi eh, prima negli anni '70. Eh, il gruppo mio Napoli Centrale hanno preso per americano, ci hanno preso, no? Perché eravamo un inglese, un americano, io e il batterista Franco del Pedro. Però ci hanno preso un americano, anche cantando per due ore in napoletano, capito? Quella è stata un strana, no? Però poi dopo, non dico, ma tutta, 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 tutta l'Europa ha capito, eh, specialmente Napoli, insomma, c'è che una napolitano non è una pulità. Ci sono dei bravi, dei bravi artisti, no? musicisti, diciamo così, però non più di quello, perché tu per essere qualcosa, no? per dare a te stesso qualcosa e dare, dare alla tua città, parliamo di Napoli, parliamo del sud in generale, no? perché questo è il linguaggio del sud in poche parole, nostro, vogliamo un linguaggio del sud, eh? però questo è, è la caratteristica ossica, la nostra è una lingua, hai capito? Chiaro, però per fare questo, per mantenere e per uscire fuori, bisogna cercare, capito? Non bisogna solamente suonare, no? Suonare non serve a niente. Bisogna vedere tu dentro, sia del passato che del futuro, tu che cosa vedi, che cosa senti, capito? Allora, ecco che possono nascere delle entità molto forti, capito? Come sono nate, no? Se tu vai a vedere a Napoli, a Napoli eh, sia la tradizione che il nuovo, roba, parliamo così, l'avanguardia, è poca roba, capito? È poca roba, cioè eh, vai a mettere sul piedistallo lì, eh, su, saranno una ventina di persone in tutto, tra il passato e il moderno. E dunque è troppo poco, ma è troppo poco perché... Bisogna cercare, capite? Non è che si fa musica così eh, e ti esprimi per quello che tu sei solamente perché sei su una moda. Non è vero. Devi cercare indietro tutto quello che ci sai, capito? Devi avere questo sentimento molto forte su, su quella che è stata la nostra, la nostra storia, la nostra tradizione. È chiaro, no? Eh, io ho cercato questo, no? Diciamo, Pino ha cercato questo. Perché non è tutti quelli che hanno fatto una parte del successo e sono rimasti, e rimarranno nella storia, vengono da lì, veniamo tutti da lì, capito? Tutto da quel, quel, quel passato che a noi ci faceva vivere, ci ha fatto vivere, ci, ci ha fatto nascere, capito? Quando succede, quando succede qualcosa, no? Non puoi sostituirlo, hai capito? In tutte le parti del mondo ogni artista non è sostituibile perché è l'unico. Cioè, allora tu parli di vino, si parla di vino, parliamo di vino, poi parliamo di caro poi parliamo di tutti quegli antenati che hanno antenati, no? Hai capito che sono, hanno avuto il successo, no? E come me, la stessa cosa, io non ho il successo a 360, a 360 gradi, no? però sono insostituibile. Cioè, capite, no, Sì, può nascere un altro, un altro, un altro, un altro, ma non su so quelli là. Cioè, non possono essere sostituiti, capito? Per portare qualcosa di parolare napoletana, prima cosa fa, no? Capito? E dunque, eh, se nascono quelli che vogliono portare avanti il nostro sentimento, allora sì, però è un po' difficile, dai. È un po' difficile, per quello che sta succedendo è un po' difficile, capito? Dunque non ci sono più questi sentimenti d'amore, no? C'è una rivoluzione che non è rivoluzione, capito? E Napoli è l'unica città che ha questo sapore eh, di vita che non c'è in altri posti, capito? Nulla... In tutto il mondo non c'è eh, questo, questo tipo di... Ma non di cultura, capito? Qui sono di discernimento, capito?